Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilby e sono qui oggi tornato per farvi vedere quali sono tre azioni che personalmente seguirò e comprerò io personalmente per giugno 2021. Prima di partire però, per chi non lo sapesse, questo qua è il sito che ho creato insieme ad un collega e se voi tramite link in descrizione andate su prodotti avete la possibilità di comprare valutazioni di diverse aziende più dei pacchetti che ho spiegato in altri video precedenti, quindi se avete piacere potete trovare il link in descrizione. La prima azienda di cui vi voglio parlare è Etsy. Per chi non la conoscesse, Etsy è semplicemente un marketplace molto simile a Amazon, però ha la differenza che tendenzialmente su questo sito qua si vendono prodotti tipo gioielli o ad esempio magari cose fatte artigianalmente, quindi è un po' diverso da Amazon, è una nicchia diversa. E la cosa molto molto interessante di Etsy è che appunto ha una nicchia molto particolare che su Amazon non è riuscita a posizionarsi e quindi è molto molto interessante come brand. Io personalmente ce l'ho in portafoglio, ho anche già una posizione abbastanza grande, però ho intenzione di aumentare perché è un'azienda che mi piace molto, soprattutto dopo l'acquisto di, non so se lo sapete, ma hanno acquistato Depop per all'incirca 1 miliardo, forse non ricordo, una cifra intorno a quella. E Depop è un'azienda che attualmente ha sede sì in Inghilterra, però è un'azienda creata da degli italiani che vi consiglio di andare a guardare. È un'azienda semplicemente che vende, anche qua è un marketplace, che vende prodotti di abbigliamento più per i giovani. E tendenzialmente questa notizia qua, diciamo che ha fruttato a Etsy, che dopo la notizia è cresciuta di all'incirca il 10% in veramente poco poco tempo. Quindi personalmente ho apprezzato sia io sia in generale tutti gli azionisti questa acquisizione. Tramite il modello di valutazione che utilizziamo io e il mio socio, che tra l'altro potete richiedere l'accesso tramite il link in descrizione, Etsy ha un valore di 7,08, quindi un rating di 7,08 su 10, quindi una valutazione molto molto alta. Considerate che sopra 6 tendenzialmente sono aziende che io personalmente metto in portafoglio perché mi piacciono, quando hanno rating sopra il 6. Come potete vedere qua abbiamo il riassunto dell'ultimo stato patrimoniale, dell'ultimo conto economico, e qua sotto abbiamo, ve lo ingrandisco un pelo, come potete vedere qua infatti i ricavi sono aumentati del 374%, sono passati da 365 milioni di dollari di ricavi a 1 miliardo e 7 nell'ultimo anno. Ovviamente Etsy è un'azienda che ha avuto ottimi guadagni durante il lockdown, perché appunto la gente era a casa, non sapeva come spendere i soldi, allora tendenzialmente i marketplace ci hanno guadagnato veramente veramente tanto. Per quanto riguarda invece la situazione del suo patrimoniale, il nostro voto è di 7,86 su 10. Perché? Perché ha un ottimo rapporto tra asset e liabilities, perché ha un ottimo rapporto cash e debiti a breve e tante altre cose che noi sintetizziamo con dei nostri rating. Perché? Perché tendenzialmente noi dobbiamo analizzare tante aziende, quelle aziende che analizziamo lo facciamo tramite un algoritmo che abbiamo impostato noi in circa 6 mesi di lavoro. Attualmente diciamo che si trova in una situazione in cui i multipli del prezzo non sono ottimali. Perché? Perché è un price to sales di 10, che è veramente molto molto alto, un price book di 31, che è molto molto alto. Perché? Perché ha un patrimonio netto molto basso, dovuto al fatto che tendenzialmente i soldi, quindi gli utili, vengono reinvestiti, quindi non vengono portati a nuovo. Quando però io guardo il price earnings, tendenzialmente lo guardo sempre con il PEG. Perché? Perché il PEG tiene conto sì del price earnings, ma lo adatta alla crescita futura. Infatti la crescita futura che stimiamo noi è di all'incirca un 31%. So che vi sembra tanto, però la crescita che stimiamo noi non è sull'utile, ma è sull'utile per azione, che tendenzialmente è molto più facile far crescere tendenzialmente facendo un po' di buyback. Quindi secondo me una crescita del 31% è fattibilissima per Etsy per i prossimi 5 anni. Il PE che stimiamo noi tra 5 anni è un PE di 30, e ragazzi l'ultima casellina dove c'è il possibile guadagno e il possibile prezzo tra 5 anni ve la devo oscurare, ovviamente, perché ci sono persone che acquistano la valutazione, quindi è giusto che rimanga la priorità loro. Poi tendenzialmente costa solo 1 euro, quindi non vedo perché dovrei mostrarvela. Personalmente sapete che tramite link in descrizione potete comprarla ad 1 euro, quindi se non siete disposti a rinunciare ad un caffè al mese, ragazzi miei, non vi conviene investire. Quindi se avete piacere di sapere la valutazione potete tranquillamente trovarla in descrizione, se no nessun problema. Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica, io considererei che nell'ultimo periodo è abbastanza in un trend ribassista. Infatti considerate che dal massimo al prezzo attuale ha perso all'incirca un 32%,
Questo vuol dire che tendenzialmente dovessi già solo tornare, al massimo potrebbe già fare un guadagno del 48%, che è molto molto interessante. Io personalmente penso che un livello interessante per entrare potrebbe essere 155, che a mio avviso è un prezzo molto molto interessante. La seconda azienda di cui vi voglio parlare è Nike. Perché? Perché è un brand fortissimo e io in portafoglio voglio avere brand fortissimi. Questa è una supposizione che vi faccio io, quindi non prendetela per oro colato, ma a mio avviso tra 25-30 anni tendenzialmente il principale leader di mercato, probabilmente, secondo me, è una mia supposizione, quindi come vi dicevo non prendetela come oro colato, il primato dei social lo avrà ancora Facebook. E sapete cosa farà? Secondo me creerà un social stile The Sims, dove le persone potranno accederci tramite Oculus, quindi un visore, e secondo me in quel social lì le persone potranno ovviamente crearsi il proprio personaggio virtuale e potranno comprare brand, ad esempio potranno comprare magliette, pantaloni. E sapete la cosa divertente? La cosa divertente è che tutti questi brand qua avranno la possibilità di vendere prodotti digitali che di fatto hanno costi molto 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 più bassi in termini di costi di produzione e quindi faranno secondo me ottimi ottimi guadagni, ed è per questo che nel mio portafoglio sto cercando di mettere brand che tendenzialmente sono fortissimi. Infatti sto andando ad analizzare anche brand tipo Ferrari o questi in generale brand che secondo me sono potenti. In America brand potenti mi vengono in mente magari Nike, McDonald's, o ma in generale anche in Europa possiamo prendere Adidas e tanti altri brand che secondo me potenzialmente sono super super stabili e super super sicuri. Ma poi molto molto semplicemente io adoro Nike come brand in generale, cioè personalmente amo le loro scarpe, amo le loro magliette, amo le loro felpe, quindi è un brand che mi piace in generale tantissimo. Come potete vedere Nike non è un'azienda che cresce a ritmi spaventosi. Attualmente il nostro rating è di 6,62 su 10, quindi comunque un rating molto molto alto. Attualmente un P di 62 che è sì altissimo, però dovete considerare che l'industria dell'abbigliamento nel 2020 ha sofferto tantissimo i vari lockdown, quindi a mio avviso l'utile per azioni crescerà tantissimo, a dei ritmi anche del 30-40% per i prossimi 5 anni, quando si tornerà a una situazione stabile. Come potete vedere infatti gli ultimi 5 anni sono fortemente influenzati dal fatto che l'ultimo anno i ricavi sono calati all'incirca di un 10%, mentre gli utili sono calati del 50%. Questo perché? Perché Nike, ok, questo perché Nike nel 2021-2020 ha dovuto aumentare notevolmente i costi. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il nostro voto è di 7,71, mentre il conto economico ha un voto di 5,5. Perché? Perché lo scorso anno, appunto, come vi dicevo, è stato veramente tanto influenzato dai vari lockdown, quindi il voto di 5,5 si basa sul conto economico dell'anno scorso. In realtà il conto economico del 2021 sicuramente avrà un rating molto più alto, quindi il rating generale dell'azienda si alzerà sicuramente. Come vi dicevo, il price to earnings di 62 è molto molto alto, però è veramente influenzato dal 2020. Per quanto riguarda gli utili per azione, noi stimiamo una crescita all'incirca del 31% anno e un PE di 30. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, possiamo vedere che anche Nike ha sofferto sicuramente di meno, perché è un titolo meno growth e sicuramente meno speculativo. Infatti è sceso del 9,5% ai valori attuali rispetto ai massimi. Personalmente, come vi dicevo, sicuramente un ottimo prezzo di entrata potrebbe essere a 127. Non dubito che arriverà a questi prezzi qua. Personalmente un altro prezzo che potrebbe essere interessante per entrare sarebbe quello su un ipotetico rimbalzo sulla media 200 periodi. Quindi facesse una cosa del genere, la media 200 periodi, un ipotetico prezzo di 130 potrebbe essere sicuramente perfetto per un'entrata praticamente senza rischio. L'ultima azienda di cui voglio parlare è Micron Technology. A mio avviso il settore dei semiconduttori è un settore super interessante, infatti all'incirca nel mio portafoglio occupa un 15% suddiviso tra varie aziende, tra cui Micron Technology, perché sì, tutte le aziende di cui vi ho parlato oggi sono all'interno del mio portafoglio. Sto continuando a comprare, però sono già all'interno del mio portafoglio. Il trend dei semiconduttori è sicuramente in crescita. Perché? Perché sempre più prodotti al loro interno utilizzano semiconduttori, che per chi non lo sapesse sono magari i processori, le schede di memoria o comunque varie componentistiche tecnologiche. Considerate che sempre di più, che siano lavatrici, computer,
macchine, qualsiasi cosa attualmente al proprio interno ha dei semiconduttori. E questo trend sicuramente sarà in crescita per i prossimi 10-15 anni. A mio avviso, infatti, Micron Technology attualmente è, nel settore dei semiconduttori, l'azienda che, secondo i nostri calcoli, secondo le nostre valutazioni, è l'azienda più sottovalutata, a mio avviso, ed è per quello che è l'ultima che attualmente sto aggiungendo nel mio portafoglio. Perché dovete considerare che attualmente ha un PI di 28, che per il settore è abbastanza alto, ma come potete vedere qua, vi faccio vedere molto brevemente, se voi andate su Seeking Alpha, le stime per la crescita degli utili di queste aziende qua sono altissime, ma veramente molto molto alte, e sono altissime anche in relazione al PI, che è un PI di 28 per un settore qua è abbastanza alto, ma guardate le stime che hanno gli analisti, stimano una crescita per i prossimi 3 anni di praticamente un per 5, perché il PI attuale è di 28, sì, quindi un utile per azione di $2,82, ma l'utile per azione che stimano fra solamente 3 anni è di praticamente 11, quindi un per 4 qua, cioè per un per 3 e mezzo là, quindi una crescita esponenziale che un PI di 28 non giustifica assolutamente. Considerate infatti che negli ultimi 5 anni sì, non ha avuto una crescita esponenziale, ma comunque ha raddoppiato i ricavi, ha poi triplicato praticamente il free cash flow, il gross income è triplicato, l'EBITDA è praticamente triplicato e il patrimonio netto in realtà è stato abbastanza stabile, però comunque un patrimonio netto molto molto alto. E grazie a tutti questi indicatori qua otteniamo un rating di 8,08 su 10. Vi ricordo che potete comprare l'accesso a questo file qua, che si aggiorna tra l'altro in automatico, quindi avrete sempre la valutazione più aggiornata possibile, si aggiorna 24 ore al giorno. Perché? Perché abbiamo creato un algoritmo che lo fa. Come potete vedere, considerate che Micron Technology, il conto economico, si basa sempre ovviamente sul 2020, quindi i rating si basano sul 2020. Lo stato patrimoniale invece si basa sull'ultimo trimestre. Infatti lo stato patrimoniale ha un valore, ha un rating di 9,29, che è un rating che ho visto veramente su poche poche aziende. Il conto economico ha, come vi dicevo, un rating di 5,38, che è basso, però si basa sull'anno del Covid. E come potete vedere i multipli del prezzo sono molto molto interessanti, perché ha un price to sales di 3,76, che è sì buono, non è eccezionale, però anche i ricavi cresceranno molto nei prossimi anni. Il price earnings di 28 invece, come vi dicevo, è sì alto per il settore, ma basso considerando la crescita che avrà. Come vi dicevo, la valutazione finale ve l'ho oscurata, però avete comunque la possibilità di vedere quanto stimiamo la crescita per degli utili per i prossimi 4-5 anni. Il PI che stimiamo noi fra 5 anni è un PI di 15, quindi molto molto basso rispetto al PI attuale, però in linea con il settore. Detto questo ragazzi, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ci becchiamo al prossimo video.